è stato in qualche modo rivalutato questo castello? Il castello è stato molto rivalutato negli ultimi anni, 2000, con dei lavori di riqualificazione, di restauro e anche di anastilosi in certi casi. Tra l'altro dei lavori ben condotti da una ditta locale qui di Mistretta, quindi anche la componente, diciamo, affettiva. E, si sono, diciamo, rinvenuti degli ambienti che prima erano illeggibili. Partendo dall'ingresso, proprio immediatamente sulla destra ci sono tre ambienti contigui che sono stati identificati come magazzini. Un poco più a valle di questi magazzini c'è un ambiente che potremmo definire arsenale, perché sono state rinvenute proprio delle palle di pietra che sicuramente venivano espulse e gettate attraverso quantomeno delle catapulte. Dal lato opposto invece all'ingresso c'è una cisterna che quindi testimonia l'uso frequente di questo ambiente, di questo castello, perché l'approvvigionamento idrico era molto importante. In mezzo a queste due ali ci sono sei stanze, infatti denominate proprio così dal numero 1 al numero 6, di cui la più importante, la più ampia a pianta rettangolare è proprio la stanza numero 6, che ricorda l'architettura, diciamo, di rappresentanza che sin dai tempi antichi, dagli Egei col Megaron, è sempre stata a pianta rettangolare allungata, quindi probabilmente era la stanza di rappresentanza, la sala del potere di quel castello.